vuole un fisico bestiale. Ci vuole un fisico bestiale, è l'intro di questo intervento. In realtà siamo già con il paziente appena intubato, siamo nella fase preoperatoria dove andrà infiltrato il naso, no? Cosa serve l'infiltrazione del naso? Prima di operare un naso bisogna infiltrarlo. Infiltrarlo significa mandare dentro praticamente la pelle all'interno del naso l'anestetico, quindi che funge da antidolorifico, quindi da analgesico, insieme a un po' di adrenalina. L'adrenalina serve per restringere i vasellini, quindi le arterie e le vene, in maniera tale che quindi durante l'intervento sanguini di meno, anche perché insomma un sanguinamento importante del naso sarebbe anche difficile da controllare. Faremo questa infiltrazione e poi aspetteremo 10 minuti, poi inizieremo a fare l'intervento. Mentre infiltra, Dario mi ha sempre spiegato che cosa stava facendo, no? Paradossalmente facciamo lo stesso lavoro, però per fare la rinoplastica ci vuole un'esperienza di un certo tipo, no? Ci vuole una crescita di un certo tipo, bisogna studiare una porzione, diciamo, del nostro corpo che è quella poi di appannaggio degli odorini fondamentalmente o del maxillo facciale, quindi come se fosse un'ultra specializzazione, quindi non ci si può improvvisare. Allora io quando guardo le rinoplastiche me le gusto, si può dire, me le godo, perché in realtà sono un po' fuori dal meccanismo dell'intervento. Aiuto, ma non troppo, perché nella rinoplastica non serve un vero e proprio aiuto. In realtà questo intervento non è una rinoplastica standard. La punta del naso di questo paziente è una punta molto particolare, diciamo una malformazione, chiamiamola malformazione, insomma in realtà più che malformazione è una variazione dell'anatomia, ovvero le cartilagini della punta sono molto grosse, molto bulbose proprio al centro, rendendo quindi la punta bulbosa, grande, appatata, diciamo, mentre poi lateralmente mancano proprio le cartilagini, perché queste un po' saranno deboli e piccole, ma sono posizionate verso l'alto, quindi mancando nella porzione laterale non supportano, non danno supporto alle narici, e infatti le narici sono cosiddette pinzate, cioè quindi collassano, e durante un'inspirazione profonda appunto le narici collassano, oltre a essere anche una punta molto proiettata e molto scesa. Questo che fa non è soltanto un problema estetico, ma è un problema anche funzionale di respirazione. Infatti il paziente dice: se io mi sollevo la punta così o mi allargo le narici, sento che entra molta più aria e riesco a respirare meglio. E quindi, nonostante sia un problema estetico e funzionale, la ricostruzione strutturale estetica della punta del naso renderà la respirazione migliore. Ma in realtà la cosa ancora più bella, ancora più interessante di questo intervento è come andiamo a ricostruire queste cartilagini della punta. Abbiamo detto che il paziente non ne ha a sufficienza, quindi io devo prenderla da qualche altra parte del corpo. In questo caso, per la punta, si prende la cartilagine dell'orecchio. Quindi andremo dietro all'orecchio a prelevare una porzione, un pezzettino di cartilagine che andremo a dividere ovviamente in due parti uguali e simmetriche per riposizionarli, allungare e supportare appunto le sue originarie cartilagini della punta, che sono in realtà molto piccole lateralmente. E quindi è questa la particolarità di questo intervento: estetico, funzionale e con un innesto di cartilagine preso dall'orecchio. Però allora a questo punto la parte della cartilagine dell'orecchio la posso fare io, cioè, posso prelevare io la cartilagine al dottor Rovira, almeno questo. Sì, no, in realtà ci dividiamo i tempi, ci sentite spesso parlare di velocità, di tempistica, ma in realtà non è perché dobbiamo andare a pranzo, ma perché il minor tempo chirurgico si riflette con un minor tempo di anestesia, e quindi per il paziente chiaramente è meglio. Quindi cerchiamo, nei tempi consentiti ovviamente per fare un lavoro decente, di accelerare appunto i tempi. Allora, chiaramente come vedete adesso sto infiltrando con un ago sottilissimo, veramente molto 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 sottile, lungo le incisioni che andrò a fare all'interno del naso e lungo le linee di frattura delle ossa, perché dovrò andare a rimodellare le ossa nasali, quindi farò delle fratture delle ossa nasali. Questo non deve spaventare, non deve preoccupare, è una procedura assolutamente normale, standard, che facciamo in tutte le rinoplastiche. Si aspetta quindi 10-15 minuti in cui l'adrenalina soprattutto, ma anche l'anestetico, farà effetto, e poi si comincia l'intervento. Questa infiltrazione non solo serve per appunto il sanguinamento, per ridurre il sanguinamento e per l'anestesia, quindi un'analgesia, ma è fondamentale anche per lo scollamento, che significa quando noi andiamo a incidere la pelle poi dobbiamo farci strada attraverso i tessuti, le cartilagini che sono rivestite da dei piccoli tessuti sottili che noi dobbiamo andare a scollare, così abbiamo liberato le cartilagini e le ossa su cui dobbiamo lavorare. E questo scollamento, questa separazione di questi tessuti dalle cartilagini e dalle ossa viene favorita da dall'infiltrazione in questi tessuti. Nel momento di massima introspezione e di concentrazione, hai già una luce accesa, perché ovviamente con la rinoplastica bisogna guardare all'interno del naso. Esatto, guardatemi.
sei la nostra luce. Sono la vostra luce, esatto. Oggi sei la nostra luce e tu, se mi guardi negli occhi, però mi ciechi. Ti cieco, come succede, sì, quando è una luce abbastanza forte. Sì, io vorrei capire perché l'acqua qui è sempre ghiacciata. Perché siamo in Valtellina. Siamo in Valtellina. Villa Valtellina, no, la chiamiamo. Siamo in Villa Valtellina. VV, Villa Valtellina. Villa Valtellina. Abbiamo sbagliato tutto. Ce l'avevamo anche io. E dovresti prendermi la cartilagione dell'orecchio. Certo, assolutamente. Quindi dovresti anche tu introspettare. Assolutamente, sono pronto. Andiamo. Ok, sto incidendo la porzione della cute che ci serve per poi andare sotto alla cute e togliere la cartilagine che ci serve, cioè che serve a Dario per la ricostruzione delle cartilagini alari laterali. Adesso stiamo disegnando la base della columella per fare l'incisione, per effettuare lo scollamento e il risollevamento poi della pelle e di tutte quelle strutture che andremo a esaminare facendo il naso in open, una chirurgia aperta dove vedremo tutto l'intervento. È molto istruttivo. Anche se ho già disegnato l'incisione esterna da fare sulla pelle, quindi come diceva Claudio andremo ad aprire la pelle, questo mi serve per ricostruire bene appunto le cartilagini a punta e posizionare quegli innesti che ho preso, che Claudio ha preso dall'orecchio. Però prima di tagliare lì cercherò di scollare le cartilagini della punta con un approccio chiuso, quindi senza fare questa incisione, dall'interno delle narici. Questo perché la dissezione, quindi lo scollamento di queste cartilagini, è più bello nel senso più rispettoso anatomicamente farlo così. E poi una volta che le ho liberate andremo a aprire, semplicemente perché avrò bisogno quindi di visibilità del tutto il naso, poi del dorso. Allora Dario sta continuando lo scollamento, adesso ha effettuato quello delle cartilagini e adesso sta salendo scollando il periosteo, cioè quella porzione di tessuto intorno all'osso. Prima abbiamo scollato il pericondrio. Dario. Ogni struttura ha il suo rivestimento, facciamola così. Allora, a questo punto dell'intervento abbiamo rimodellato il dorso, che è composto da un dorso osseo e cartilagineo, quindi stiamo controllando se ci piace l'altezza del dorso e poi ci concentreremo sulla parte delle cartilagini. Alla fine controlleremo il naso frontalmente e lateralmente e se ci piace finiamo l'intervento, altrimenti andiamo a colmare le ulteriori piccole cosine da fare. Allora, l'intervento è finito, quanto ci abbiamo messo, ragazzi? Una vita, mi dicono. Beh, è stato un naso un po' complicato. Beh, complicato perché, come avevo detto all'inizio, abbiamo dovuto prendere la cartilagine dall'orecchio e quindi quello è già un tempo operatorio in più, che prende circa 20-30 minuti almeno. E quindi abbiamo dovuto ricostruire totalmente tutta la punta del naso e non solo, ho deciso poi alla fine anche di ridurre le narici, le ali del naso, proprio perché avendo ridotto le dimensioni di questo naso totali, le narici che sono soltanto pelle risultavano poi sproporzionate, quindi ho dovuto metterle in proporzione e quindi le ho ridotte. Ridotte significa asportare una striscia di pelle qui lateralmente e risuturarla verso il viso. La cicatrice è veramente piccola, in una piega naturale del corpo e quindi sarà veramente invisibile. Quando mettiamo il gessetto, mi dicono, adesso è il momento del gessetto. È semplicemente un tutore praticamente di silicone messo in acqua calda, diventa malleabile. Lo posizioniamo sul dorso per tenere le ossa al centro, vieni di qua, quindi lo modello praticamente sul naso. Adesso Alessandra ci sta buttando su dell'acqua fredda, essendo uno sprint termico significa che con l'acqua calda è diventato malleabile, con l'acqua fredda si sta solidificando e quindi io, modellandolo sulle ossa del naso e sulle nuove strutture del naso, man mano lui si solidifica. Adesso abbiamo finito di mettere questo gessetto, il gessetto si è solidificato con l'acqua fredda, adesso sta tenendo le ossa unite e adesso lo copriamo con dei cerotti e abbiamo finito. Poi il nostro caro anestesista penserà a svegliarla. No, io voglio partire con una cosa. Vai, parti con una cosa. Hai preso un innesto fantastico, pulito, era pulitissimo. Sono stato, oh, complimentato. Allora, in realtà oggi non sono stato solo spettatore di una rinoplastica, esatto. Ho fatto qualcosina, ho aiutato, ho prelevato la cartilagine, diciamo, dall'orecchio che è stata utilizzata dal dottor Dario per effettuare quindi una ricostruzione delle cartilagini alari che erano un po', io le spiego un po' in parole povere, un po' moscette, giusto quando le siamo andati a innestare. Quindi l'intervento è stato bello, è stato lungo, è stato un intervento praticamente di ricostruzione perché poi alla fine aprendo il naso abbiamo visto tutto, ci hai spiegato un sacco di cose come abbiamo visto anche nel video, quindi ha dato un po' soddisfazione a tutti. È stato impegnativo? È stato impegnativo soprattutto per la punta perché appunto bisognava ricostruirla, me lo aspettavo proprio perché avevamo già preventivato questo innesto di cartilagini, mi aspettavo che le cartilagini della punta fossero molto, anche se erano di dimensioni abbastanza insomma importanti, erano molto sottili.
piedi, quindi molto fragili, molto deboli, per cui non supportavano, non davano un supporto delle ali nasali, che quindi collassavano, come vi dicevo. E quindi, nonostante le abbiamo addirittura ridotte di dimensioni, quello che è rimasto l'abbiamo invece aumentato di spessore, appunto ponendo questi innesti cartilagini prelevati dall'orecchio del Claudio. Pensi che sarà contento? Io penso che sarà contentissimo. A parte appunto che non respirava bene, quindi sollevando la punta e avendo quindi ricostruito le cartilagini, ha più supporto e quindi entra più aria. Quindi già questo sarà un motivo di soddisfazione. Dal punto di vista estetico penso che ha un bel naso naturale, ma soprattutto maschile. Maschile che significa? Con la punta non troppo sollevata in alto, quindi molto 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 regolare, e appunto un dorso anch'esso regolare, non troppo piccolo di dimensioni, perché insomma non ci piacciono i nasi troppo piccoli, sia negli uomini che nelle donne, ma soprattutto nell'uomo. Quindi secondo me sarà soddisfatto. Senti, ma adesso che è il tuo nuovo canale YouTube, li faremo altri video per i pazienti? Perché tutti ci chiedono fate più video in sala operatoria, che si vede, mi che hai piacciono. Contagiato si vede che piacciono. Mi hai contagiato, Leo. Tu ci supporti sui video in sala? Perfetto. Leo con una grandissima novità, che un giorno faremo un video su Leo, su cosa sta pensando adesso della sua nuova vita, che si è innamorato di questa professione. Può essere? Si è innamorato di questa professione, quindi chi sarà? Cosa sarà nel futuro? Lo scopriremo. Lo scopriremo solo vivendo. Poi oggi, che musica? E poi oggi, vabbè, oggi abbiamo messo una playlist bellissima. Perché in realtà in sala ci si diverte, i pazienti pensano che è un ambiente lucubre e triste. In realtà noi non è che chiacchieriamo, però investiamo questo tempo per discutere dell'intervento, per ascoltare della buona musica e per fare un buon lavoro, perché in fondo siamo un po' artigiani, no? La cosa che mi capita, sì, è assolutamente così. Quindi come uno scultore che sta creando una scultura nel suo laboratorio, magari c'è della musica sottostante. Quello che però che mi capita è che, nonostante c'è la musica dietro, ci sono momenti dell'intervento che richiedono talmente tanta concentrazione che per me, anche se c'è la musica ad alto volume, è come se non la sentissi. Mi isolo completamente perché mi sto concentrando, quindi assumiamo, no, questa sì, è una condizione, è una condizione di trance quando si va come in trance agonistica, no? Come un calciatore che deve battere un rigore, magari c'è gente di fronte. Immagino che sì, che lo... mai fatto. No, però credo che se tu batti un rigore di fronte a tutti quelli che ti fischiano e lo segni comunque, vuol dire che sei super concentrato. Quindi se a Dario qualcuno gli dice oh Dario, lui sta lavorando, non lo sente, giusto? Sì. Va bene, quindi se vi è piaciuto questo video, intanto iscrivetevi al canale anche del dottor Dario Rochira. Poi attivate la campanella per rimanere aggiornati sui miei e sui suoi prossimi video e ciao. E niente, se vi è piaciuto questo video e vi piace quando lo facciamo insieme, iscrivetevi al canale e mettete scrivetecelo, così faremo altri video. Non sono ancora abituato, mi devo abituare. Vabbè, c'è tempo, dai.